40 gradi, 6 miliardi di euro e 14 milioni di vacanzieri sono i numeri di questo ponte del 2 giugno. A Roma, emozioni e spettacolo dal cielo. Oppure sole, mare e relax, la montagna coi suoi panorami da cartolina, ma anche borghi, città d'arte o campagne, per una passeggiata tra storia, cultura e buon cibo. Comunque andrà, pare proprio che le premesse per questo lungo ponte del 2 giugno siano le migliori, se non altro per gli oltre 14 milioni di turisti, tra italiani e stranieri, che secondo CNA attraverseranno l'Italia in lungo e in largo per un volume d'affari stimato in circa 6 miliardi di euro. La maggior parte raggiungerà la costa, approfittando del bel tempo previsto quasi ovunque e delle temperature estive. Chi potrà anche per questo sceglierà le prime ore del mattino per viaggiare in auto evitando il traffico, che a maggio ha registrato un incremento rispetto allo stesso mese del 2019 dell'1,5%, con picchi che di domenica hanno raggiunto il 20%. E proprio domenica prossima, giornata di rientro, si potrebbero sfiorare e addirittura superare i 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Un anticipo d'estate che alliete i vacanzieri, ma che preoccupa esperti e produttori alle prese con la siccità, diventata per Coldiretti la calamità più rilevante dell'agricoltura italiana, con danni stimati in 1 miliardo di euro all'anno. Uno dei problemi è l'irrigazione dei campi, che sta incidendo persino sulle scelte dei contadini, molti dei quali hanno abbandonato la coltivazione del riso, che necessita di più acqua, a favore della soia. Il timore è che questa situazione possa avere non soltanto ripercussioni negative sulla resa di alcune produzioni, ma possa compromettere in modo irreparabile un ecosistema già tanto fragile. Felici